Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet da un cordiale benvenuto. Iniziamo le letture di San Carlo Borromeo. Iniziamo con il canto Cristo Gesù Salvatore. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme, cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo. Ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi per noi, come rito romano, è una festa, una memoria, come tante, ma per il rito ambrosiano, oggi è una festa speciale. Per loro oggi è una solennità. La solennità di San Carlo Borromeo. Se volete, in descrizione in questo video vi metto il link della Santa Messa che si farà al Duomo di Milano per la solennità di San Carlo. Bene, ora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Signore, pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutate più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione. Così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uno degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi, che il dono della profezia la eserciti secondo ciò che è detta la fede, chi ha un ministero attenda al ministero, chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non sia ipocrita, detestante il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri, con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece fervidi nello spirito. Servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitabilità.
parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Insieme. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione. Edificherò il tuo trono. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. E nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà. Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. In lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia, 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 alleluia. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé, che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo, tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose, 100 barili d'olio. Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Rispose, 100 misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Lode a te, o Cristo! Ricordo, domenica 6 novembre alle ore 11, le letture domenicali.
9 novembre alle ore 16 le letture della dedicazione della Basilica Lateranense, 10 novembre San Leone Magno ore 18, 11 novembre San Martino alle ore 18, 12 novembre San Josafat alle ore 18 e domenica 13 alle ore 11. Terminiamo con il canto Beati quelli che ascoltano. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto, Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Prima di concludere, volevo dirvi una cosa. A parte queste letture, che sono quelle che avete sentito, sono le letture settimanali di settimana prossima, vi volevo dire che domenica 20 novembre, quindi tra più o meno 3 settimane, è la festa di Cristo Re dell'Universo. E voi direte, sì, è una solennità. Sì, per qui a Spezia è tra l'altro un giorno speciale, in quanto la nostra cattedrale, dedicata proprio a Cristo Re, è in festa. Infatti quella domenica lì sarà l'unica domenica del mese di novembre in cui ci saranno 2 letture, una alle 11, solenne con il Gloria cantato e tutto cantato, e la stessa cosa alle 18, però con una lettura meno solenne. Però ne facciamo 2 di letture, in quanto essendo la festa più importante di Spezia dopo San Giuseppe, che è il patrono, è giusto festeggiarla bene. E poi domenica 27 novembre inizia il tempo di Avvento e quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non faremo solo le letture, ma in una zona che poi vi farò vedere in un altro video, abbiamo già iniziato a preparare uno sgabello dove sopra ci andrà messo il presepe, che vi faremo vedere. E in questo punto qui, vicino al leggio, ci metteremo un candelabro bianco con tante braccia sopra le quali verranno messe le 4 candele di Avvento. Queste 4 candele verranno portate ogni domenica durante il video per voi. Bene, grazie nonna per tutto il tuo aiuto. Grazie a te. Ci vedremo domenica alle 11. Ciao e buona serata.